Sì, proprio due parole. Innanzitutto i complimenti a Paolo per il lavoro svolto e all'associazione. Poi mi collego brevissimamente a quello che diceva Dante, perché naturalmente il museo deve farci riscoprire le nostre tradizioni, il nostro senso di appartenenza. E qui parlo in veste del presidente dell'Associazione Culturale Amiridianale, della quale cioè, tu fai parte, ora adesso ti do una piccola anticipazione. Tradizione d'appartenenza anche da un punto di vista linguistico, quindi perché no, anche magari una parte dedicata proprio alla lingua, e anticipo che nella prossima cerimonia di premiazione vorremmo presentare, adesso ne parleremo un po' meglio, proprio una pubblicazione sulla lingua cameratana. Un dizionario. No, qualcosa di diverso, diciamo A fatto. proposito, Sì. ti interrompo un attimo. Io nella nostra pubblicazione ho intenzione di scrivere qualcosa su una raccolta che faccio ormai da anni di proverbi cameratani. Ce ne ho tantissimi, vorrei fare una piccola introduzione sull'importanza del proverbio. Come quella sarebbe un altro argomento interessante, sarebbe i soprannomi delle Eh sì. famiglie e i soprannomi delle persone, che sono, ce n'è un soprannome che è, Lo racconti tanti, eh? Sì, ce ne sono alcuni, per esempio il soprannome riguarda la famiglia, cioè la famiglia intesa in senso allargato, ma poi c'è quello che riguarda la persona, che è identificativo di quella persona e vale più del nome. Ed anche il soprannome serviva anche per, magari veniva dato per esempio in base all'attività svolta da quelle persone, Certo, quindi magari la certamente, famiglia sì. veniva identificata in base anche a quello che faceva nella propria attività. Quindi insomma, Quindi no, il dialetto, tra l'altro io avevo 14 anni quando ho cominciato a raccogliere le prime parole, insomma, del dialetto, soltanto che poi non ho continuato. No, diciamo il lavoro, questo sarebbe un lavoro fatto un po' diversamente, in un vocabolario, diciamo una sorta di, si vorrebbe, adesso vediamo un po' quello che esce fuori, comunque riuscire a capire la lingua, io la chiamo la lingua cameratana, attraverso anche magari degli esempi di vita, quindi Sì, magari determinati termini, quindi racconti. in base a quel termine dire per esempio che cos'era quel mestiere, oppure ecco una determinata terminologia. Ti posso dire Sì. questo. Ho parlato con un linguista della facoltà di Trieste, il quale mi disse che il dialetto cameratano era molto importante dal punto di vista proprio linguistico, perché è un dialetto di passaggio. Perché è tra l'Abruzzo e il Lazio ed ha una forma sia dal punto di vista, diciamo, delle parole, ma anche sintattico-grammaticale proprio, che è particolarissimo. Lui mi disse: tu cerca di raccoglierne E fa un'altra il considerazione, passaggio. questa di carattere più generale, legata al discorso dell'Adio, ma anche diciamo legata a quello che ha detto il sindaco Settinio. Fondamentalmente vedo con molto piacere, noto con molto piacere che finalmente si è capito quali siano effettivamente le emergenze culturali di Camerata. Adesso, senza nulla togliere al beneamato pellegrinaggio alla Santissima Trinità, però forse magari sarebbe stato opportuno, magari negli anni passati, arrivare a queste considerazioni, ovvero che bisognava fare forse una visione d'insieme di quello che era il paese, analizzarlo da un punto di vista globale e poi andare a concentrarsi su quelle che erano le vere esigenze. Quindi ecco, per esempio, una valorizzazione di Camposecco e una tutela. Quello che è avvenuto quest'estate a Camposecco è una cosa pazzesca, bande armate scorrevano. Proprio facevano delle scorribande, cioè cose assurde, questa è stata a Camposecco. E naturalmente Camerata Vecchia, questo lo possiamo dire con tutta onestà, Devi lavorare su prima questo. dell'avvento di Ma devi lavorare Nardi, su di quali Stefano, termini di Gaglien, portare forse nella. ecco, era, Mi Camerata serve anche Vecchia sul era portoghese. rimasta così, insomma, No, sì. quindi voglio dire, ben vengano queste aperture a queste emergenze culturali.
che io l'ho sempre detto, l'abbiamo sempre detto tra di noi, insomma, questo è, questo potrebbe essere effettivamente un'alternativa anche per quanto riguarda il mondo del lavoro, visto poi l'abbiamo passato sulla nostra pelle, la deindustrializzazione ci ha portato anche a riadattarci al vecchio mestiere. Io adesso lavoro nel bosco, quindi insomma, però voglio dire, è questo. Non basta una misura, vanno messe in cantiere varie misure, una misura da solo.